c'era un intervento previsto per la rimozione di un cornicione che si supponeva pericolante, e appena hanno cominciato gli operai a lavorare per la demolizione di questa struttura, la struttura è crollata, collassata totalmente. Un boato enorme e poi la chiamata ai vigili del fuoco. Sono le 15 di ieri quando i condomini di questa palazzina di via Pio Borri in pieno centro storico ad Arezzo se la sono vista davvero brutta. È crollato il cornicione, già oggetto di un lavoro di ristrutturazione, perché alcuni condomini si erano accorti che qualcosa non andava. Fortunatamente l'impalcatura era stata messa bene, quindi meno male che la ditta ha lavorato bene e non ci sono stati feriti neppure tra gli operai. Mario Landini, presidente di Confesercenti Arezzo, abita proprio all'ultimo piano. La moglie è stata la prima ad avvertire il grande boato. Io ero in Confesercenti in una riunione di presidenza, sono tornato e mi hanno stoppato sotto casa. Non si può passare, non si può passare. Che è successo? Ho alzato la testa e mi sono visto questo spettacolo. Tra l'altro io ho l'appartamento proprio all'ultimo piano sotto il cornicione, quindi preoccupazione. Mia moglie era in casa, ma lei è stata abbastanza tranquilla. I vigili del fuoco sono arrivati, hanno constatato che l'edificio doveva essere evacuato. E purtroppo ci hanno intimato a tutte quante le famiglie di sgombrare l'edificio per la sicurezza di tutti. 7 le famiglie che adesso sono fuori casa, in tutto 21 persone. Per il momento non ci sono tempi certi per il loro rientro.